Bentornati amici, bentornati sul canale di Franky Romano. Oggi stavo girando per internet e ho trovato un horror che mi sono giocato e vi dirò per la prima volta forse, tanto settiamo le varie opzioni, però per la prima volta forse non è malissimo. Il tuo nome è Peter Reed, sei stato sorpreso da una tempesta e hai trovato rifugio, riparo, diciamo in un bunker abbandonato, il Bunker 16. Queste sono l'introduzione ai comandi, come sempre il mouse per guardarci intorno, classico rumore della pioggia. Ok, sto trovando riparo nel bunker. Ok, con questo accendo la torcia. Ok, ho chiuso la porta aperta alle mie spalle. Credo si riaprirà, vediamo un po'. Gottmied Uns, è un gioco tedesco. Ora troverò le traduzioni, magari, e vi farò sapere che cosa significa Gottmied Uns. Tanto suoni loschi. Press E to open the door. Ok, questo armadietto vuoto. Suoni inquietanti, intanto. Comunque sia, l'ho trovato su un bel sito pieno di indie. La cosa particolare è che, tanto questi sono i famosi cessi. Tra l'altro anche sporchi da un bel po', degli stronzi che galleggiano allegramente nel water, tra la porcellana, il cestino. Niente. Comunque, per aprire le porte, prima bisogna girare la maniglia e poi tirare la porta. Mentre mi addentro sempre di più in questo bunker. Ok, comunque devi raccogliere queste pagine e ricostruire la storia. Il diario di George Walker, trovato, sì, riparo in questo bunker, chiuso la porta dietro di me e non si apre più. Va bene, continuiamo a raspare nei cassetti, come se non ci fosse un domani. Tutti vuoti, ok. Niente, vuoto. Tazza di caffè. Qui si accende, eh? Ok, l'interruttore accende la luce, molto bene. Infatti qui c'è anche la scatola elettrica dell'elettricità. Vediamo un po'. La cucina. Un altro documento. Dannazione. Devo trovare una via d'uscita. Un grande ringraziamento a chi ha inventato la torcia e le batterie. Vediamo un po' se c'è del pollo nel forno. Intanto no, c'è un'altra porta. No, ok. Niente, sempre queste tazze di caffè, nessuno le butta nel lavandino, eh. Dai una sciacquata. Dio, la torcia mi sta abbandonando. Poi questa. Ah, ok. I fusibili vanno nel. Qui. Sono sei fusibili? No. Ah, ok, è inserito infatti in quello della cucina. Adesso proviamo a cambiarlo. Oh, cazzo. Ecco. Fanculo. Bastardo maledetto. Oh. Ok. Qui ho switchato bene il fusibile. Posso spegnere anche la torcia, ma tanto mi sa che si spegne da sola. Vediamo un po'. Oh, un altro documento. Non c'è uscita di emergenza e non ci sono finestre. Non sarà facile. Devo cercare una chiave per sbloccare la porta d'entrata. Va bene. Finora nessuna. Oh, un altro documento. Cercato per un'ora o due, ma non ho trovato ancora la chiave. Vabbè, dobbiamo sempre cercare sta chiave. Diciamo che mette un po' abbastanza ansia, questo gioco. Ancora documenti. È quasi mezzanotte.
Ho mancato la conferenza. Sono stanco morto, ok. Chiaramente bisogna ricostruire questa storia per capire che cosa è successo qui e per uscire più che altro. Proviamo intanto a switchare un altro fusibile, lo mettiamo nell'ingresso 4. Ah, ok. Per prendere. Ok, ho raccolto tutte le pagine, quindi posso andare a dormire. Molto bene. Vediamo un po' se la notte porterà consiglio oppure no. Beh, questo so io che è russo. Mi sa che non sono da solo. Qui aprono le porte. Sentono anche i passi. Merda. Merda. Ok. Proviamo un po' a fare luce. Ecco. Vediamo un po', tante volte ci fosse qualcosina per noi, neanche per il cazzo. Vediamo, quando mi sono addormentato i rumori sono venuti dalla mia stanza, sì, li abbiamo sentiti. Siamo anche abbastanza preoccupati. C'è qualcuno di fuori dalla porta che ci aspetta, sicuramente no. Ok, un altro foglio. Alcune scatole non sono nello stesso posto in cui erano ieri. Che cazzo è sto rumore? Ok, questo si era addirittura armato di un tubo d'acciaio per difendersi. Ok, un altro documento. Di certo non ho trovato risposta. Non ci sono molti posti dove le persone si possono nascondere qui. E non ne ho trovato neanche uno. Va bene. Ancora. Non ho trovato nessuno. Quindi ho deciso di aspettare qui per il ritorno, con il mio tubo d'acciaio. Per risparmiare la batteria, ho messo il fusibile rimanente nello slot dell'entrata e ho acceso la luce. Ok, quindi è quello che forse dovrei fare anch'io, cioè switchare il fusibile nella hall d'ingresso. Vediamo un po' intanto se c'è qualche medico. Got me pulse. Ok, ho aspettato per 3 ore vicino all'ingresso e niente è successo. Ho sentito solo il suono della pioggia. Va bene. Maremma puttana, oh. Poi si è cambiato qualcosa anche nei cessi. Paura affacciarmi, eh. La porta d'ingresso ovviamente non si apre. Bene. Ancora documenti. Sono seduto sul pavimento vicino all'ingresso. Maremma impestata, cane. Proviamo un po' a cambiare il fusibile. Ok, lo mettiamo lo slot 6, ovvero l'ingresso. Che cazzo è che gira i rubinetti? Apri. Che è? Gas? Ma so io che mi sto avvelenando oppure? Sta per succedere? Speriamo niente. Ok,
acceso. Vaffanculo. Qualcuno forse mi ha sentito. Io penso che nessuno ci ha sentito. Quadri di dubbio gusto, eh. Apriamo un po', andiamo un po' a raspare. Forse qualcosa. C'è verso di beccare qualche oggettino, no? Oltre che i soliti fogli. Se fissi nelle ombre a lungo, la tua mente potrà giocarti brutti scherzi. Devo andare a dormire. Lascerò la porta del dormitorio aperta solo in caso che loro tornassero. Anche se fossero ladri, non può essere peggio che morire qui. Va bene, andiamo a fare sto riposino. Che succederà stanotte? Vabbè, sempre io che probabilmente ho mangiato troppo pesante che il russo. Cioè c'è più movimento di notte che di giorno. Cioè, quindi è sviluppato su più notti. Troveremo la via d'uscita alla fine. Sono i glutturali, no? Vabbè, è successo niente. Meglio così. Comunque mette molta ansia, ve lo consiglio. Bunker 16. Non ho dormito bene, sono stato svegliato dal rumore di qualcosa di pesante che si muoveva. Il suono se n'era andato quando mi sono svegliato. Ok. Ehi, Nende, ma vaffanculo! Dov'è Johnny Bass quando ci sono queste cose? Dai, questi che... Sibilla non riuscite a trovare l'acqua calda. Immagina queste manopole di merda. Oh! Cosa è successo qui? La cucina stava vicino alle scale e non, vicino, e non dove l'ho lasciata all'ingresso. Cioè avete si sp... Per un momento ho pensato che fosse un sogno. Che cos'è questo posto? Ho sentito qualcuno camminarci intorno e mi sono nascosto. Merda. Porta d'entrata è dove sempre ma ancora chiusa. Strano. Aspettavo che fosse aperta io, guarda un po'. Sono ancora qui e mi sento un po' meglio. Ecco, qualcosa ha sospirato, insomma, le solite cose. Abbiamo capito che c'è qualcosa di losco qui dentro, eh. Magari dei foglietti più precisi. Poi qui c'era quel getto di fumo. Ecco, è cambiata la stanza, non c'è più quello scroscio d'acqua o di fumo. Ci troviamo un altro foglietto. Ho sentito, vabbè, sospirare sempre. Mi sento come se fossi scalando una montagna e l'aria diventa sempre più fina. Poi un foglietto diverso, eh. Avrei dovuto sapere che Diana era una spia. Lei pagherà per questo. Abbiamo creduta e lei ci ha tradito. Prima le raseremo il teschio.
Ok, fanno il culo a questa Diana sicuramente. Lei ha provato a rubare una mappa, insomma, e alcune razioni di cibo. Va bene. Una torcia, non mi abbandona, dai. Vaffanculo. Ieri George Walker, perché c'è un muro qui? Non c'era ieri. Non è possibile, questo è un muro di solido cemento. Ok, sempre lui. Porta, si aprirà? Contaci, volevi. Ok, un po', questo è il primo. Sembra che è il primo foglietto. Sì, infatti. Ok, andiamo a riposarci per la terza notte. Abbiamo fatto anche un piccolo incontro, qualcuno c'è. Vediamo che succede questa notte. Posso muovere anche lo sguardo, ok. Mi piace poco perché non vedevo mai niente. Adesso mette sta cosa che posso guardarmi intorno. Perché? Maremma impellicciata. Dove cazzo? Culo. Sì, leggiamo, leggiamo. Sono svegliato, sognato me stesso seduto in una stanza e le pareti si muovevano. Suoni strani. Fai l'audio di merda. La porta d'entrata è andata. Sempre stata qui. Non c'è via d'uscita. Morirò in questo buco. Ahi, ancora queste tubature. Che è? Via, via, via. Ma vaffanculo! Sti rumori di merda. Ah, ok, qui c'era una porta, non c'è più. Ok, apri, niente pollo. Maremma infradiciata. Oddio, la torcia. Ok, la torcia è andata. Pestata maiala. Finalmente vedo. Le teste appese al muro. Sarà qualcosa qui dietro. Porta nuova? Oddio. Foglietto. Quelle figure raccapriccianti mi stanno cercando di dire qualcosa. Non credo, anche perché sembra tutto abbastanza ben cementato. Come questo personaggio. Ok, la chiave, la chiave! Qui non c'è un cazzo.
Proviamo a aprire qui. Ok. Queste statue terribili non erano qui ieri. La statua tiene una chiave, l'abbiamo presa. Me la sta offrendo? È la chiave dell'uscita? Della porta d'entrata, insomma? Ma la porta non c'è più, è uno scherzo? Quando ho preso la chiave, la statua mi ha sospirato: Come Zumir. Join me. Ovvero, vieni con me, unisciti a me, insomma. Un altro, quello sembra o è un flauto o è un altro foglietto. Vediamo un po'. Il pavimento in una delle stanze non è finito. Scaverò una buca e metterò quella puttana lì dentro. Poi la riempirò col cemento. Lei ha urlato come una piccola ragazza. Abbiamo dovuto spezzare le gambe e una volta che ha ingoiato il cemento liquido è diventata silenziosa. Ma va! Ma va! Un po'. Che cazzo succede qui? Ok. Che andava distrutto, quindi. Ho preso la chiave, ma ora la porta per uscire dov'è? Cazzo ci fo con la chiave, se non c'è la porta? Ah, la chiave apre un baule, un cesto, un baule praticamente. Troverai una siringa di morfina. Sono sicuro che questo mi ucciderà. È l'unica via per uscire da qui? Non è meglio che morire? Non lo so, preferirei uscire, però se proprio dobbiamo. Dio, la torcia va e viene proprio. La statua mi sta mostrando la via. Non la via, non una via, la via. Ma che voleva dire con join me? Sono pronto. Cioè, la statua mi stava mostrando la, non una via, la via. Cerchiamo sto baule. Ok, qui c'era la via indica di qua. Ce l'aveva lì in quella mano, quindi sarà questo. Che se non sembra. No, sì, è lui, è lui. Cioè, se prendo. Ah, quindi l'unico modo per uscire da questo bunker era farci la morfina e morire. Va bene, questo vi assicuro che non è un pessimo gioco, anzi, per essere un indie è molto ben fatto. Quindi vi consiglio di trovarlo, Bunker 16. A me è piaciuto molto, anche a Johnny Bass. Provatelo, non rimarrete delusi. Ciao a tutti, alla prossima.